Questo gommone è lo Stinger 28 GT e viene prodotto da un'azienda italiana, Italboats, con sede nel Salento. Lo ha disegnato il patron del cantiere, Giuseppe Risolo. La sua carena è a V molto profonda, di scuola greca. La ruota di prua è allungata, di stile anglosassone, e può montare fino a due motori da 225 cavalli, come piace ai francesi. Insomma, sembra un prodotto davvero europeo. Ma in realtà, in questo momento, il cantiere sta riscuotendo un particolare successo con i suoi modelli in Australia. Insomma, potremmo dire che mettendo insieme diverse culture marinare si riesce a realizzare un prodotto mondiale. Ha una lunghezza di 8 metri, meno un centimetro per l'esattezza, e una larghezza di 320 centimetri, quindi per la sua categoria è piuttosto ampio. Hanno sfruttato al meglio lo spazio e il baglio interno è di 176 centimetri. Guardate come è stato realizzato. Tutti i vani sotto il piano di coperta sono controstampati. È un metodo di costruzione più laborioso, più costoso, ma porta due vantaggi: una maggiore robustezza e poi tutti i gavoni al loro interno sono precisi, puliti, ben rifiniti. I tubolari sfiorano appena la superficie a battello vuoto, ma con un po' di carico si appoggiano sull'acqua e lo rendono più stabile. Caratteristica molto importante per uno scafo a V profonda, soggetto inevitabilmente a un maggior rollio. Se questa fosse una barca, saremmo sempre in perenne oscillazione, ma è un gommone. La plancia è molto lineare, l'hanno resa un po' più stilosa con questo cruscotto in simil carbonio. Il fianco della console è decisamente più accattivante, con linee di ispirazione automotive. Sul lato di prua della console c'è una poltrona incastonata nella porta che dà accesso al vano sotto il cassero, dove è possibile installare una toilette e la doccia. La delfiniera, larga e piana, è un ottimo trampolino, ma anche una zona ideale per l'ormeggio. Il pozzo catena è immediatamente accessibile, non ha il cuscino sopra. Le imbottiture invece sono estese da un tubolare all'altro e formano un prendisole decisamente ampio. A poppa si può formare un'altra zona relax, abbassando il tavolo sino al livello delle sedute e poi reclinando lo schienale di coronamento verso l'area balneare. In questo modo la superficie è ancora più estesa e si passa a poppa ancora più facilmente. Qui, nel posto di pilotaggio, ci sono due sedute ergonomiche indipendenti, così pilota e navigatore possono regolarle come vogliono, anche convertendole in appoggiareni. Lo stesso cassero su cui sono installate le sedute di guida serve anche da mobile cucina. Sul piano possono trovare posto un lavello, i fuochi a gas o elettrici e poi magari un tagliere. Sotto un frigo da 20 o da 50 litri. In questo caso abbiamo un semplice gabone. Gli schienali alti dei divani di poppa e le imbottiture sui montanti del rollbar sono preziose per il comfort e la sicurezza dei vostri passeggeri. Tutti i gavoni hanno attuatori a gas che tengono aperti i portelli. Il battello può essere personalizzato con vari accessori, dal rollbar, il cui scopo è sostenere il tendalino parasole, ma esiste anche un bimini autoportante. Poi abbiamo il salpa-ancora elettrico, il rivestimento della coperta con materiale antisdrucciolo sintetico e infine il tessuto Carbon Look per le camere d'aria. Quando scegliete il tessuto dei tubolari, considerate anche la temperatura a cui può arrivare. Questo non è molto scuro, ma adesso, sotto il solleone, a mezzogiorno, sfiora i 60 gradi. Per proteggere il tessuto dei tubolari, lungo tutto il perimetro c'è un doppio bottazzo, molto robusto. La poppa sembra quella di un gommone con entro fuori bordo. Guardate la superficie calpestabile nell'area balneare.
molto estesa grazie a queste due lunghe plancette, che sono poi corredate di scaletta bagno e di maniglia di risalita dall'acqua. C'è una maniglia anche sul retro del divano di coronamento, davvero utile per la sicurezza in questa zona. Siamo usciti dal fiume Arno a Marina di Pisa e adesso andiamo in mare aperto. Da qui si raggiungono facilmente l'isola di Gorgona, la Capraia e più in là la Corsica. Ho detto facilmente, ma naturalmente occorrono condizioni di mare ideali e poi un mezzo adatto. Sì, perché se percorrete una lunga tratta può capitare che le condizioni durante la navigazione volgano al peggio e allora occorre avere un mezzo che vi fa navigare confortevolmente e in sicurezza anche sul mare mosso. In ogni caso, se siete in difficoltà, mettetevi a questa velocità, 12-13 nodi, è la minima andatura di planata. Avete un buon controllo della rotta e potete decidere come affrontare le onde. Quali sono le caratteristiche che deve possedere un gommone per navigare in altura? Una carena profonda come questa. Qui hanno esagerato però. 48 gradi la V là davanti nel dritto di prua e 22 gradi il V-Drise, l'angolo dietro, in corrispondenza dello specchio di poppa. In pratica, con queste forme potete passare sulle onde alla velocità che volete e avete anche un controllo molto preciso della rotta. Il prezzo che dovete pagare è una certa instabilità al rollio, ma attenzione, Italboats ha fatto in modo che questo Stinger 28 GT avesse i tubolari sempre a contatto con la superficie per controllare lo sbandamento. E poi avete un'enorme riserva di galleggiamento perché i tubolari sono grandi, ben 66 cm il loro diametro massimo. E ancora, ai fini della sicurezza, va ricordata l'enorme esperienza del costruttore che agli inizi testava i suoi gommoni anche nelle competizioni, personalmente. Velocità di crociera 25 nodi. Stiamo percorrendo 0,7 miglia con un litro di carburante. Ho il trim nella posizione più bassa per superare queste onde senza sentire il beccheggio. E in effetti guardate come è stabile. Con 300 cavalli vi divertite sicuramente, ma se volete esagerare potete montare anche un fuoribordo da 400 cavalli, oppure se volete ancora più sicurezza, giusto per affrontare navigazioni distanti dalla costa, due motori fino a 225 cavalli ciascuno, totale 450 cavalli. Non oso immaginare le prestazioni. Notate forse un sorriso stampato sul viso? È la facilità di guida di questo modello, così reattivo, così pronto ai cambiamenti di rotta. Si guida come una moto d'acqua, ma in realtà anche meglio. Sì, perché la moto d'acqua ha sempre bisogno della spinta, del gas, per trovare la direzionalità. Qui invece io tolgo il gas e viro lo stesso. E poi lo ridò per uscire dalla virata e partire con un'accelerazione fulminante. Sono a 30 nodi di velocità, il motore è a 4400 giri minuto, il consumo è di mezzo miglio con un litro di carburante, ma guardate la stabilità e il comfort di navigazione. Eppure l'onda c'è, è lunga, non è alta, ma ci farebbe saltare se avessimo un gommone con una carena piatta, ci farebbe anche sbattere, qui no. Diamo ancora gas,
il mezzo da fiducia, da sicurezza. Stacco allacciato, mi raccomando. Giù la manetta, su il trim. Abbiamo un'elica da 19 pollici, quindi piuttosto lunga. È una tre pale. Ho il trim all'80%. Provo ad alzarlo ancora. Peggioro la conduzione, ma non aumento la velocità. Quindi torno un po' indietro, 70% di trim. Siamo solo sulle sezioni poppiere. Tutto lo scafo è libero di correre, ma riesco a controllarlo bene proprio perché a poppa è stretto. Wow! 47 nodi stabile! Lo Stinger 28 GT può essere personalizzato con tanti accessori, è un prodotto di qualità ma artigianale e proprio per questo il cantiere è disposto a soddisfare anche specifiche richieste dei suoi clienti. Configuratelo come vi piace. Per me ciò che conta è questa carena e come naviga.